sì, assolutamente tutto organizzato secondo programma. Abbiamo ricevuto i complimenti dall'Istituto Zooprofilattico e dalla Regione Campania per l'organizzazione che abbiamo posto in essere come Comune di Benevento. Considerato che tra la giornata di oggi e quella di domani saranno tamponati circa 3.000 utenti. Le categorie prescelte sono state prescelte dall'Istituto Zooprofilattico, parliamo sostanzialmente dei dipendenti di enti pubblici che hanno assicurato i servizi essenziali nella fase emergenziale e dei commercianti che hanno appunto assicurato l'apertura delle proprie attività per la diffusione dei beni primari. È uno screening che la Regione Campania ha intenso fare in tutto il territorio per cercare di capire che tasso di diffusione c'è del virus. Noi ci auguriamo naturalmente che, così come è stato fino ad oggi, la provincia di Benevento si segnali per la negatività e non la positività. Inizialmente sembra che c'era stato qualche remora da parte dei commercianti, sembra che poi sia tutto rientrato, insomma, oggi si vede un'affluenza abbastanza grossa, insomma. Sì, assolutamente sì, si era creato un frainteso, nel senso che molti erano convinti che l'eventuale emergenza di qualche caso positivo comportasse la chiusura delle attività. Assolutamente non è così, così come è accaduto fino ad oggi. Nel caso in cui ci dovesse essere un soggetto positivo, lo stesso viene posto in quarantena, vengono tamponate tutte le persone che hanno avuto contatti con loro e l'attività dalla quale dipende evidentemente resterà aperta dopo una sanificazione. Se si considera che alcuni esponenti dell'ASL di Benevento sono risultati positivi, ma l'ASL non ha mai chiuso, così come non ha mai chiuso l'ospedale, è evidente che non chiuderebbe nessuna attività commerciale.